Bella a tutti ragazzi, siamo tornati qui su un nuovo video di MotoGP. Dopo tanto tempo che non porto video sul mio canale. Tanto tempo. Dopo 3 giorni ieri ho portato un video sul canale. E questo qui, scusate, durante la settimana non ho caricato molti video, ma ero in vacanza. Però se avete visto il primo video della prima stagione in Moto2, andate a vedere perché è stata bella, devo dire, bella bella bella. Adesso partiamo subito ora con Austin. Va bene. Vabbè ragazzi, noi come sempre ci prendiamo dopo il giro di qualifica. Speriamo che va tutto bene. Allora ragazzi, il giro di qualifica è stato concluso e non è andato molto bene. Pensavo peggio, pensavo. Vabbè, il nostro amico ultimo va bene così. Pensavo peggio, ragazzi. Eh già. Ragazzi, voi vedete questo video, ma io, come sapete, io i video non li registro ogni giorno. Non li registro. Anche se devo fare una cosa, ho quasi finito la stagione, se devo dirvi. E niente. Dai, super Caloroso presentazione. saluto a tutti. Buongiorno anche te, Guido. Ok. Tu cosa possiamo fare? Scendi in pista. Tanto mi aveva Vado salvato lungo l'assetto. perché. Mamma mia, che rombo rando. Mamma mia. Devo dire che questa moto c'ha un'ottima spinta, c'ha un'ottima spinta. Veramente un'ottima, ottima spinta. Poi cambio direzione, raga, attenzione. Pensare che qui questi rallentano. Noi prendiamo mucho qui sta chicane. Esagerato. Ho esagerato troppo. No, quella creatore che qui queste parte. Mamma mia, si traversa. Attenzione qui. Qui no. Qui no. Mamma mia, lungo. Di motore ce l'abbiamo di più, di motore ce l'abbiamo di più, andiamo. E va bene, anche a Gami mi dispiace, ma ho picchiato la staccata un po' lunga. Dall'interno. Dai, oh, però lasciami uno spazio. Lasciami uno spazio. Mamma mia, però. Oh. A questi punti andiamo anche indietro per Nakagami. Scusate. Tiriamo tutte le armate, tiriamo. Tutte le tiriamo. Ecco. Va bene così.
Oh, non ci vedrai anche te, ora rompere. Non capisco perché l'anteriore va sempre via, oh. Forse sforza troppo sull'anteriore e non su quella posteriore. Boh. Bravo, precisa. No, non va bene. Ragazzi, mi devo abituare un pochino ad usare il gas con queste vetture, perché con queste vetture appena dai gas vanno via il posteriore. Cioè, anche le MotoGP vanno via il posteriore, però con queste moto qui di più. Questo è arrivato il punto più difficile del circuito, ovvero destra, sinistra, sinistra, destra. Mamma mia. Ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se non potremmo vincere il mondiale con questa moto qui. Come sanno tutti i ragazzi, l'inizio è sempre più difficile, perché i piloti vanno un mucchio, vanno, e io vado per terra, vado. E basta, dai, mi sono messo anche dritto. Mamma mia, il motore come ce l'abbiamo di più di Nakagami. Mamma mia, fa paura. Qui dura staccata. Ma perché ho messo la prima? Boh, non lo so anch'io perché ho messo la prima, va bene così. Ragazzi, lo sapete che ogni video che farò sarà sempre un buco di caduta. Sai che mi devo abituare all'inizio. Pasini, mamma mia, le stelle, i pasini, mandiamoli giù, tutti i giri. Eh sì, vabbè, oh. Grazie, Paso, molto gentile, devo dire. Nakagami si infila all'interno di Pasini. Lotta per il quinto posto, attenzione. Lotta per il quinto posto. Mamma mia, cambio di direzione, ha fatto benissimo a Nakagami provare a infilarsi. Mamma mia, Nakagami è troppo duro, è venuto. Nakagami, però non puoi fare una curva così e venirmi addosso, So che andiamo tutti e due, cadiamo, Porca di quel. Pasini ne approfitta in mezzo, mamma mia. Non è accelerazione, mamma mia, che duello, raga. Qui tagliato, ma non è che c'è la problematica. Mamma mia. Vai.
Andiamo in accelerazione, andiamo. Proviamo ad andare via, proviamo ad andare. Proviamoci, ragazzi. Ok, qui la staccata. Staccatona. Si gira il motore. Attenzione qui. Abbiamo sfondata quella gomma, abbiamo sfondata. Non c'è più gomma, non c'è più gomma, aiuto. Ingegnere, abbiamo un problema. Attenzione Pasini, intanto di traverso Pasini, anche noi di traverso ma per terra. Mamma mia, che potenza. Attenzione anche Baldassari, senti, in mezzo alla lotta per il quinto posto. Aia ragazzi, manca un giro alla conclusione, non abbiamo più gomma, non ci abbiamo. Niente ragazzi, il quinto posto è andato. Non abbiamo più gomma, non ci abbiamo. Perché non ho messo la gomma media? Sapevo che qui si consumavano. Ma niente ragazzi, il quinto posto è andato. Dobbiamo fare la lotta per tenersi il nostro ottavo posto. Ah no, caspita, è l'ultimo giro. Potevamo arrivare quinti ragazzi, ma è finita la gomma. Non c'è più gomma. Non c'è più gomma ragazzi. Non ho posto, vai, va bene, dai. Va bene. Sì, dai, va bene ragazzi. Peccato perché potevamo essere quinti per la lotta per il quinto posto, ma è sorto un imprevisto. La gomma non c'era più. Non c'era più la gomma, ragazzi. Peccato. Dai. Pensiamo alla prossima gara, raga. Pensiamo alla prossima gara. Il campionato è ancora lungo. Il campionato, il motomondiale è ancora lungo. È ancora lungo. Siamo alla quarta gara. Siamo. C'è il momento delle attività. Andiamo a vedere qui come va. Sesta settimana, ok, va bene. E spingiamo tutti i soldi, raga. Forse è meglio il 2. Poi altro. Tutte le squadre. Forse meglio. No, vabbè, dai, raga. Ok ragazzi, il prossimo weekend sarà a Jerez, mi sembra. Jerez, no, Bruno è troppo lontano. Jerez, secondo me. Secondo me sì, è Jerez. Guardiamo se sbaglio. Ok, caricamento è sempre lento, va bene così. Sì, Jerez. Ragazzi, Jerez è una pista che ci piace veramente tanto, tanto, tanto a noi italiani. Ragazzi, come sempre noi ci vediamo dopo il giro di qualifica. A me, a voi vedete quasi un secondo, a me 10 minuti, ma non importa. E guardate che magia, ragazzi, che farò. 3, 2, 1, 0. Ok, ragazzi, il giro di qualifica è stato completato. È andata non male di più. Sì, è andato malissimo, è andato, lasciamo stare. Tanto Morbidelli parte in pole, l'importante è questo. Morbidelli è il nostro rivale, raga. È il nostro rivale e ci dobbiamo preoccupare. Preoccuparsi. Tanto tanto, raga. Ok, il caricamento qui è lentissimo. Sì, ok, 4.423 metri, con il rettilineo più lungo che dove finisce il secondo settore e inizia il terzo settore, con un saliscendi molto frequente, con dei dossi, raga, sono veramente tante buche, la moto rimbalza di qua e di là, cioè io giro verso destra e va verso sinistra, però
Dopo un con lungo rimbalzi, che va guizzo. lunga. Quindi occhio ai dossi, ragazzi. Il nostro amico, compagno di scuderia, vediamo laggiù in fondo, si intravede. Ottimo finito il nostro setup. Sì, setup, speed up. Ottimo, ottimo. Cerchiamo subito di infilarci noi. Occhio qui, gorgo. No, dai, ma perché Baldà? Perché mi fa questo? Perché faccio così? Anche qui, c'è una discesa più... è la casina più lunga del circuito. Ci siamo bene. Baldà, sei riuscito malissimo. Sto malissimo, Baldà, sei leva i pasini. Mamma mia. Come abbiamo staccato, raga. Torniamo alla gola mega, spingiamo, spingiamola. Non spinge sulla gomma media. Mamma mia ragazzi, stiamo spingendo con la gomma media dietro. Un'altra gola di temperatura non è andata. Vedete le strisce? Non è andata ancora in temperatura. Dai. Ragazzi, ho toccato il cordolo, ve l'ho detto. Ve l'ho detto, però questo qui non è una buca, ma è un cordolo. Ok, qui ho fatto malissimo, ho fatto massimo dettagli. Facciamo ripartizione sta moto. Sì, dai, dai, va bene, va bene. Alex Marquez. Giro record, attenzione, come suo fratello ora. Alex, dammi la tua moto, questa modificata al massimo, faccio vedere io che è campione. Tanto quei noi pasini cade, senza averlo toccato. Anzi, lui che ha toccato a noi, è caduto lui, va bene così. No, perché 140 millesimi? Guarda, ma che fregatura è? Dai che abbiamo... Sì, quant'è? Neanche tanto, sono un po'... Ehi, però noi... Vedere quanto sono distanti... Abbiamo sbagliato, mannaggia. Dove frena? Moto! Il nostro tempo guadagnato abbiamo riperso. Perché? Perché? Aia. Mamma mia, non è neanche quella temperatura, raga, la moto. La gomma dietro. Ho andato in temperatura, sto spingendo troppo sulla gomma posteriore. Già che sto spingendo troppo sulla gomma posteriore. Li vedete anche voi i traversi che faccio. Ma questo, guardate qui, tutta... Ah, brutta, brutta, brutta cosa. Ragazzi, gomma sporca, non frena più. Non frena più. Abbiamo sbagliato qui. Peccato, raga. Comunque stiamo spingendo, per andare a coprire quelli davanti. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Ci sono una caduta dietro, non so chi è. Perché qui mi va lunga la moto?
Ok ragazzi, non so se voi l'avete sentito, ma ha fatto un rumore stranissimo. Non so se sono stato io che ho trovato qualcosa dove la postazione, ma forse il microfono, ma ha fatto un rumore stranissimo. Ok, staccata. Raga, ultimo giro. Dobbiamo tenerli dietro questi qua. A me la stessa posizione, ma voglio portare a casa qui. In questa moto. Mi sa che non ce la facciamo neanche. Dai, dai, raga. No, Balda, stai dietro, Balda. Sei un italiano, ci dobbiamo aiutare a vicenda, quindi non mi rompere. Vai dietro. Io ti offro una bella birretta, ti offro. Ma ora mi devi rompere. Dove va il sesto, deve arrivare. Mamma mia, che traverso che ho fatto. Vai, vai, ultimo giro. Sesta posizione, attenzione. Guadagnata, sesta posizione confermata. Andiamo. Mover immaginare per un secondo non sono in sesta posizione. No, sesta posizione guadagnata, vai. Meno 56. Va bene così. Un inizio molto duro per noi. Dobbiamo scalare la classifica, raga. Dobbiamo scalarla. Ragazzi, sarà molto dura però scalare la classifica. Veramente dura. 33esimo, 32esimo i nostri amici. Ok, va bene. 80.000, va bene così. Ragazzi, non vedo l'ora di essere in MotoGP e se tutti le categorie arrivano prima e seconda, non vedo l'ora, cioè non vedo l'ora di quanto guadagniamo. Secondo me 4 milioni guadagniamo. Che sono tutti e due campioni, tre categorie, Moto2, Moto3 e MotoGP, campioni del mondo e prima e seconda posizione. Secondo me 3-4 milioni ce li portiamo a casa, raga. Poi MotoGP sceglierei di fare due stagioni o anche una stagione. Ci diventiamo subito campioni del mondo, campioni del mondo della MotoGP, Moto Mondiale MotoGP, e direi di fare una stagione. Poi si vedrà, guardiamo. Ok ragazzi, intanto vi faccio vedere tutte le cose che ho fatto, che sto guardando, poi dopo ci salutiamo. Ok, la benzina in pista non ci serve. Ok ragazzi, prossima gara sarà Le Mans. Ragazzi, vi do un abbraccio e vi saluto. Tanto qui andiamo a modificare la Moto 3. No, c'è già modificata, va bene così. E allora sviluppo Moto2. Vabbè. Sì, eccola qui. Dobbiamo sviluppare la Moto2, tanto che modifico dove l'avevamo rimasto. Ah sì, il video di oggi si può chiudere anche qui. Ragazzi, l'episodio di oggi si è concluso. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, seguitemi anche sulla mia pagina di Facebook. Ragazzi, qui da 2Gamer è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.